Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Prima di iniziare, vi ricordo che se volete supportarmi potete lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al canale e attivare le campanelle per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi contenuti. Nel video di oggi realizzeremo questa bellissima full face tutta targata Belly Pollergenic che mi ha inviato gentilmente alcuni dei suoi prodotti. Quindi li proveremo in questo video. Quindi direi di non perdere tempo e iniziare subito. Quindi, come vi ho detto all'inizio video, oggi proveremo tutti i prodottini che mi ha inviato Belle Hypoallergenic. Partiamo subito con il primer anti-rossori. Ovviamente è un primer verde. Ora ve lo mostro. E lo applichiamo su tutto il viso. Ovviamente il verde per eccellenza contrasta il rosso, quindi ci aiuta in questo senso. Come fondotinta mi hanno inviato il Matte and Protect Foundation Anti-Hair Pollution. È un fondotinta antiossidante con SPF 25 e la colorazione è la 04 Peach. Mi hanno mandato diverse colorazioni, però vi devo dire che questa sinceramente va benissimo per me. È questa qui e la applicherò con la Beauty Blender. Questo fondotinta l'ho già provato e devo dirvi che non mi dispiace affatto, anzi, veramente un buonissimo prodotto. Lo trovo molto sottile sulla pelle, uniforma bene e poi ovviamente a seconda della stesura avete più o meno coprenza. Secondo me è una coprenza media. E ha un finish matte. Quindi lo applico pian piano con la Beauty Blender. Come vedete, la colorazione va benissimo. Ne basta veramente poco. E poi lo sento, nonostante sia comunque un fondotinta matte, non lo sento secco sulla pelle. Ed è una cosa che mi piace tantissimo. Penso che mi abbiano inviato, una sorta di mini size, perché sul sito trovate il pack in flaconcino, non così, diciamo, con il contenitore da spremere. Guardate che meraviglia. Allora, mi hanno inviato un correttore che è il Cover Eye & Skin Concealer, questo qui. Lo apriamo insieme perché questo non l'ho ancora aperto. Poi, da quello che ho visto, mi hanno inviato il Soft Eyeshadow Base, che è un primer occhi. Pensavo sinceramente fossero due correttori, invece mi sbagliavo. Allora, qua mi hanno mandato la colorazione 40, speriamo che vada bene, Golden Peach. Come sempre, io ho impedito ad aprire le confezioni. Questo è l'applicatore. È un pochino scuretto, vabbè, non importa. Lo applico dove lo applico di solito, poi al massimo stemperiamo un po'. E lo stendo sempre con la Beauty Blender. Questo forse su di me è più un colore per fare color correction. Mi tengo solo nel contorno occhi, così poi sull'occhio utilizziamo il primer. Vi devo dire però, nonostante sia un po' pescato, non mi scurisce troppo, anzi, forse va abbastanza bene. Ci piace, eh. Sì, non fa l'effetto illuminante, però molto carino, sottile. Vedo comunque che non si infiltra nelle pieghette, quindi top. Continuiamo con la base. Mi hanno inviato un liquid bronzer, un liquid blush e anche un liquid glow, che è l'illuminante, questo qui. I pack sono praticamente uguali, questa cosa mi piace un sacco. Carinissimi. E l'unica cosa che non mi fa impazzire è l'applicatore così, diciamo, a erogatore fatto in questo modo. Però non dovrebbe darci nessun tipo di problema. Pennellozzo da contour, vediamo se lo trovo. In mezzo a tutto ciò utilizziamo questo. Inizio a scaldare il tutto. Allora, diciamo che sono pigmentati, però comunque si sfumano abbastanza bene, quindi comunque non vi fa macchia. E potete modularlo come volete.
Me lo chiedete spesso, i pennelli che utilizzo sono praticamente quasi sempre tutti di Jessup. Ci sono varie collezioni, ma tendenzialmente utilizzo sempre il loro. E sfumo in questo modo. Molto molto carino perché comunque si diffonde bene, non crea macchia e non fa spessore. Ve lo dico perché l'ho già testato questo. Ci tengo a specificare che questo video lo sto facendo di mia iniziativa, non è un video sponsorizzato, cioè il brand mi ha mandato i prodotti e basta. Guardate che carino. Bello, veramente bello. Proseguiamo con il blush. Non vi ho detto le colorazioni. Allora, il bronzer è Sweet Choco, il blush è 01 Rose Petal. Invece l'illuminante è la 01 Sparkling Lotus. Non riesco a vedere, la colorazione si è cancellata. Dovrebbe essere, penso, sempre la 01 del bronzer. Quindi il blush è questo qui. Bellissimo anche questo. Prelevo sempre con lo stesso pennello e sfumiamo. Farò tutto in crema e non passerò polveri sopra perché non mi hanno mandato polveri per settare, quindi faremo tutto in crema. Lo sapete, a me la base in crema piace tantissimo, soprattutto d'inverno, perché comunque per il tipo di pelle che ho non ho bisogno di settarla per forza. Soprattutto se sono dei prodotti che si settano da soli. Al massimo un po' di spray fissante e basta. Illuminante, è rosato, è bellissimo. Questo lo voglio stendere con le dita. Bello. Vabbè. È bellissimo, veramente bellissimo questo illuminante. Il nome è Hypoallergenic proprio dal fatto che comunque sono adatti anche a pelli sensibili. Allora, mi hanno inviato due powder. Mi hanno inviato la Fixing Matte Powder, che è questa qui, bianca. E poi mi hanno inviato quest'altra che è la Longwear Hydrating Powder all'acido ialuronico. Ed è questa qui. Bellissima perché è tutta scritta. Allora, utilizziamo questa per settare queste zone del viso con un pennello onzio. Settiamo un po' anche le polveri. Poi voglio provare con un puff a utilizzare questa. Anche un peccato utilizzarla perché anche questa, vedete, ha la scritta. E setto il contorno occhi, però forse per il contorno occhi è un pochino spessa. Fixing spray, che è il Prime and Fix Longwear Spray. L'unica cosa che non mi piace è l'erogatore, perché ha un getto molto potente, molto. Eroga tanto tanto prodotto, vedete? L'ho spruzzato sulla mano. Effettivamente, diciamo che non mi fanno impazzire questi getti, però comunque deve fissare, quindi ci può anche stare. Che inumidisce troppo troppo il viso. Comunque lasciamolo stare così. Apriamo la confezione e passiamo al primer occhi. Ed è un sacco che non utilizzo primer occhi. Lo applichiamo su tutta la palpebra. Il primer occhi serve proprio a far durare di più il make-up e poi a neutralizzare il colore della palpebra. Quindi lo stendiamo con un pennello onzio. Questo non ha colorazione, vero? No? Vedete, comunque non ha colorato come un correttore. Però comunque ha uniformato tutta la palpebra. Lo sfumo con il pennello perché comunque non voglio che la Beauty Blender mi porti via tutto il prodotto. Come palettina occhi, e vi devo dire che i colori mi fanno impazzire, mi hanno mandato la Nude Eyeshadow, questa qui. È la numero 05, l'ho già utilizzata, è veramente bella.
e ha delle colorazioni più scure, delle colorazioni più chiare, quindi vediamo cosa fare. Prendiamo un pennello da sfumatura. Oggi voglio prendere questo rosatino qui e lo applichiamo su tutta la piega. Vediamo anche quindi come performa con il suo primer. Non facciamo nulla di particolare, vediamo un look che possiamo utilizzare anche quotidianamente. Allora, devo dire che da quello che vedo, stendendo l'ombretto, sta facendo un bel grip il primer. Prendo poi un pennellino piatto e prelevo il viola al centro, questo qui, e lo metto all'attaccatura. Effettivamente il primer sta fungendo da grip e da quello che vedo sono anche belli intensi. Ora prelevo questa sorta di beigiolino e lo applico su tutta la palpebra. Tenete presente che è una palette totalmente matte. Diciamo che ha quasi la sembianza di una cat crease, anche se non ho messo il correttore per tagliare la crease. Adoro. E lo utilizzo anche sotto l'arcata. Se sentite sbiascicare, non sono io, ma è Leonida che si sta per addormentare e sta sbiascicando Monello. Porto un pochino del primo rosino anche sotto, così. Le facce strane per mettere l'ombretto sotto l'occhio. E nella prima parte mettiamo quello più chiaro. Mi hanno inviato anche una Longwear Eye Pencil nera. Questa qui. La mettiamo sotto. Vediamo se scrive. Sì, scrive anche nella rima interna. Ci piace. Ho tracciato giusto una riga anche all'interno dell'occhio per dare un pochino di dimensione agli occhi. Ora prendo il piegaciglia e piego le ciglia. Abbiamo anche un mascara da provare. La matita, sono sincera, la matita nera non so se si autofissa, però non avendo un nero nella palette, non la sto fissando. Allora, ho anche una matita per le sopracciglia, però secondo me per me è troppo chiara. Marroncina e le mie sopracciglia sono nere, quindi preferisco non utilizzarla perché poi sembrerebbero rossicce e non darebbe una bella impressione. Prendo il mascara che si chiama Open Eyes Intense Mascara 01 Noir Black. Mi ricorda qualcosa il pack? Vediamo se indovinate nei commenti. Allora, lo scovolino ci piace perché è questo qui. Allora, prendo uno specchietto perché non vedo una fava. Purtroppo anche in questa powder mi sa che non c'è specchio. No, c'è nella powder lo specchio. Che bugiarda che sono. Quindi prendo questo specchietto. Applico il mascara. Allora, la formula è liquidina da quello che vedo, è appena aperto, l'ho aperto qui con voi. Lo scovolino mi piace da morire perché, avendo tutti questi dentellini, sta riuscendo a prendere tutte le ciglia. Ok, mi sono sporcata. Non avevo dubbi. L'unica cosa, scaricate per bene il pennello, cioè l'applicatore, perché da quello che vedo, essendo un po' liquidino, mi sono risporcata. Ma lo lascio il neo. Allora, per le labbra non mi hanno inviato matita labbra, ma mi hanno inviato il loro Lip Gloss Volumizer Vegan. Questa linea qui. Mi hanno inviato queste 5 colorazioni bellissime. Io direi a questo punto di utilizzare questa un pochino più sul ciliegia. Però, allora, lo so che non si fa. Voglio provare un attimo con questa matita per le sopracciglia a contornare le labbra. Vediamo se possiamo fare un gradient. Non peraltro, io non adoro i gloss senza contornare le labbra. La verità non è male. Non è male. L'unica cosa è che ha una mina un po' piccolina. E ora prendiamo quello un pochino più vinaccia.
L'odore di questi gloss è tipo di Big Bubble. Sono volumizzanti, però non pizzicano. Ok, questo è il risultato finale del nostro look. Forse la matita labbra non ci sta tanto con con questo gloss, però devo dirvi che non mi posso lamentare assolutamente del risultato nella sua complessità, perché trovo che la base sia molto molto bella, tenendo presente che non ho utilizzato polveri. Gli occhi mi piacciono tanto, il mascara pure. Questi gloss sono molto molto carini perché comunque vanno a distendere le pieghette senza pizzicarvi le labbra. Quindi se non siete fan dei volumizzanti che pizzicano o che danno l'effetto freddo, questi secondo me fanno al caso vostro, perché hanno un po' la consistenza come se fosse un olietto, quindi molto molto carini. Quindi devo dirvi che tutti questi prodotti che ho provato di Belly Polygenic mi piacciono tantissimo. Continuerò a testarli, ovviamente vi farò sapere poi quanto durerà la base durante la giornata, se noto qualche tipo di problematica, ma non credo. E ovviamente fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate, se vi piace questo look, qual è stato il prodotto che vi ha colpito di più, perché sono curiosissima di saperlo. Come sempre vi ricordo che se volete supportarmi potete lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi contenuti. Anche per oggi è tutto, io vi mando un bacio enorme.